Come reagiresti se qualcuno della tua famiglia cambiasse religione? Per me non cambierebbe nulla, perché penso che ognuno può credere in ciò che vuole. Ti senti minacciato dalle religioni diverse dalla tua? No, le uniche religioni che forse potrebbero dare più fastidio sono quelle integraliste, quelle che non tollerano le diversità e hanno come unico scopo l'imposizione del loro pensiero. Qual è la religione più affascinante diverso dalla sua? Allora, dopo io premetto che sono di religione cattolica, però apprezzo la religione evangelica perché si avvicina a quella cattolica, perché l'unica differenza è che loro non credono ai santi ma credono allo stesso Dio. Io penso che la religione sia un'invenzione degli uomini, penso che gli uomini non accettino la morte, non accettino di essere paragonati a tutti gli altri animali, cioè di avere lo stesso destino di nascita, vita e morte, e quindi si siano inventati un qualcosa per sopportare questo pensiero. Non credo che esista un Dio che ci abbia creato, un Dio che decida del nostro destino. Penso che ci possa essere un qualcosa di superiore a noi, ma che riguarda la natura, non riguarda la personificazione di qualcosa. Ok. Inoltre io non credo che il comportamento corretto o il modo di rapportarsi agli altri in maniera giusta, in maniera civile, debba essere dovuto da regole dette dall'alto o, nel caso della religione, dai 10 comandamenti. Il comportarsi bene, l'essere magnanimi con le persone, anche pietosi, è una cosa che deve venire da dentro di noi. Quindi io penso che Dio è dentro di noi. Che ruolo ha la religione nella vita di ogni giorno? Il ruolo della religione nella vita di tutti i giorni è molteplice, perché può essere di carità, può essere spirituale, può essere ideologico, cioè ci sono anche pareri anche contrastanti su di essa, che sono sia scientifici sia appunto di fede, quindi è un discorso molto vasto e dovrebbe, per esempio, ogni quesito che io allo stesso modo ho posto dovrebbe essere oggetto di una profonda analisi.